Domanda, provo a rispondere in maniera semplice. Fase 2, secondo me, vuole dire che c'è un'agenda non diversa da quella che abbiamo stabilito pochi mesi fa, perché abbiamo già fatto un programma, ma si dice in quanto tempo e con quanta energia riusciamo a risolvere alcuni problemi e affrontarli e quali sono quelle priorità dei primi 6-8 mesi. Mi spiego? Questi prossimi mesi che cosa devono affrontare come priorità? Questo è il punto su cui bisogna focalizzarsi, perché promettere tutto è come promettere nulla. Quindi io credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme è quello di darci gli obiettivi comuni e dire ai cittadini: guardate, in pochi mesi queste cose che avevamo detto diventano realtà. Cioè, per L'esempio della esempio, legge di stasera c'è bilancio? il vertice di maggioranza, Sì. no? Noi Sì, abbiamo c'è lì un inizio, diciamo, di discussione, sì. un inizio di discussione per dirsi cosa? Per dirsi questi sono i punti importanti, mettiamoli Sì, in fila credo, in ordine di per importanza? darsi appunto, esatto, un metodo Cioè, da dove da cominciamo? dove cominciamo, eccetera. Io credo Ma che non è che l'esempio vi è molto. eravate fermati con l'Emilia Romagna, adesso ricominciate con gli stessi problemi di prima, aggravati dal fatto che il Movimento 5 Stelle non sta tanto in salute? Ma è vero che dobbiamo ripartire, perché è vero che c'è stata una specie di sospensione delle decisioni. Lei ha perfettamente ragione, sarebbe ipocrita negarlo. Però faccio un esempio: noi ci siamo concentrati, abbiamo detto vogliamo più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti. Proprio qui forse vi avevo Sì. detto lotta all'evasione fiscale, fortissima, perché l'onestà è il dovere verso lo Stato, è una cosa importante. Per poter pagare meno tasse dobbiamo pagarle tutti. Quel passo lì abbiamo cominciato a farlo e dobbiamo rafforzarlo molto. Avevamo detto di mettere più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti, che sono quelli che di più subiscono le crisi e le difficoltà della fase economica, e l'abbiamo cominciato a fare. Adesso dobbiamo continuare. Per esempio, io penso che un obiettivo immediato sia quello di approvare una legge che stabilisca la parità salariale tra uomo e donna. Noi siamo un governo che deve combattere le disuguaglianze, deve fare dell'Italia un paese più giusto, e quindi ci sono differenze di retribuzione tra gli uomini e le donne, queste cose vanno cancellate, si possono fare, e tu dici: questi primi mesi su cosa mi focalizzo? Su queste cose, poi mettere in cantiere cose che servono al paese non solo per i prossimi 6 mesi, ma per i prossimi 6 anni, Bene, per esempio l'aiuto alle famiglie. però tra queste cose, siccome questa maggioranza è composta da diversi partiti, i Sì. quali evidentemente hanno priorità diverse o comunque priorità Sensibilità diverse. coincidenti, ma